Cari amici, sono sempre io, Emiliano Babilonia, vittima di controllo mentale da 5.300 giorni, il quale ho 19 denunce referenzianti le torture e gli abusi che sto subendo dopo un anomalo fermo delle forze dell'ordine effettuato il 10 febbraio del 2001. No, come tanti plagiati della rete che dicono veniamo torturati, veniamo manipolati e poi non hanno fatto mai una denuncia, non sono stati mai all'ospedale, non hanno mai fatto un attacco, una risonanza magnetica, non hanno fatto un elettroencefalografo, perché sono persone che hanno psicosi mentali e che vogliono trarre pubblicità occulta facendo credere che loro sono degli esperti, che loro sono dei manipolati e che tutti quanti devono dare più attenzione a queste persone invece che altre. Nel periodo delle feste sappiamo bene che le SS di Roma immettono depressioni forzate con gravi patologie fisiche e psicologiche, e questa mattina ne ho ritrovato un grosso riscontro. Pensate che durante la notte immettono delle frasi subliminari che fanno partire attraverso degli anomali incubi. Queste frasi subliminari sono delle loro parole che vengono immesse attraverso un decriptatore di frequenze neurali, attraverso un transcranico elettroencefalografo che rimette delle frequenze di frasi indotte e ipnotiche che vengono rimesse nel mio cervello. Questa mattina le SS, dopo che mi sono fatto la doccia, hanno incominciato a torturarmi con le frequenze delle ustioni sulle gambe, dentro il midollo osseo, sul cuore, e immesse immagini olografiche in 3D all'interno degli occhi. Fatalità, vogliono far credere che delle mie deduzioni cerebrali portano a determinate soluzioni, ma invece questa mattina mi dicevano in zona Farnesina c'è all'interno di un posto statale o un posto ministeriale un laboratorio occulto di elettroencefalografo satellitare transcranico ad elaborazione delle frequenze sinapsi in manipolazione indotta attraverso le armi ad energie dirette satellitari che sparano dal satellite a nord le armi a onda convogliata che viene immessa sui nostri cervelli, sui cervelli dei carabinieri, sui cervelli dei poliziotti, sui cervelli dei finanzieri, sui cervelli dei politici, dei magistrati e di tanto altro. Quando entrano all'interno di questi laboratori, bensì di notte, immettono dei programmi che partono a determinate ore, con determinate frequenze e con determinati programmi di attacco, sia fisico che psicologico. Questi sistemi servono per eliminare i testimoni che sono scomodi, come noi che divulghiamo queste notizie, e come tanti carabinieri, poliziotti e finanzieri che scoprono alcuni illeciti, illegali fatti da queste persone. Ovviamente il nome Emiliano Babilonia adesso è diventato una sorta di punto di riferimento per le vittime del controllo mentale e per le persone che vengono manipolate attraverso le armi ad energie dirette, perché i miei video sono la testimonianza di quello che accade a milioni di persone sia in Italia che in Europa, e quindi i miei video possono essere fatti sentire alle famiglie e ai parenti di queste persone per tranquillizzare la famiglia, per tranquillizzare i parenti di ciò che sta accadendo a queste persone innocenti, consapevoli di essere sottoposte ad esperimenti militari o paragovernativi da questi colletti bianchi dello Stato, delle SS. All'interno di numerosi gruppi su Facebook, all'interno di numerosi commenti che vengono fatti sia sulla mia radio web Emiliano Babilonia Bis, Angeli Custodi MK Ultra Italia, anche sui canali di YouTube Angeli Custodi MK Ultra Italia, Emiliano Babilonia Bis, Emiliano Babilonia, e tante altre pagine che ho su Facebook, ricercatore di fenomeni inspiegabili nel mondo, sia il blog che le pagine. Loro
scrivono dei commenti, vogliono far credere che il mio operato non serva a nulla e che sono un pazzo, uno schizofrenico, un malato di mente e che voglio praticamente adescare queste persone facendo credere che faccio queste pubblicazioni oppure prendo le testimonianze delle varie persone e lo faccio solo per scopo di adescamento. Voglio ricordare che la strategia che usano i servizi segreti è far credere che una persona è un incapace, un deficiente e un malato di mente e portano tutte le persone a far entrare in gruppi anomali di presunti supplenti che dicono di essere manipolati con il telecomando del videoregistratore per far sì che ogni persona che viene sottoposta a questi trattamenti disumani, ogni persona che viene sottoposta a questi lavaggi al cervello e torture, in questo gruppo non trova soluzione, perché questo anomalo supplente dice che lui con un telecomando e il videoregistratore viene manipolato. Questo è proprio l'incompetenza e l'incapacità tecnica e professionale nello studiare una tecnologia che lavora attraverso un'arma ad energia diretta che spara frequenze a microonde, frequenze elettromagnetiche nel nostro cervello e incomincia a dire cose presunte, sono i neutrini, dice tutte cose che non possono essere provate dalle persone, è per questo che si inventa sono i neutrini, è come dire, ah io ho visto gli alieni in cielo, fammi vedere una foto, fammi vedere un video, ah no non ce l'ho, non c'avevo la macchinetta fotografica oppure mi hanno cancellato le foto. Non funziona così. Gli analizzatori che utilizzo io, i misuratori di campo che utilizzo io, le frequenze ad analisi a scansione perimetrale, le frequenze a pressioni, i magnetometri e tanto altro che utilizzo io, in fase di attacco le frequenze vengono totalmente modificate. Ma se voi non rilevate l'attacco, non rilevate la frequenza, non rilevate le patologie di disturbo, non potete dire che siete attaccati in quel determinato momento. Questo presunto supplente dice mi risvegliano durante la notte con delle frasi. Le frasi non è l'attacco, la frase è l'analisi del sistema di interazione a mappatura cerebrale. Ogni parola è una frase di innesco per effettuare un'analisi. Quando vi risvegliate dal sonno vuol dire che vi state risvegliando dall'ipnosi e loro fanno questi test. Invece il supplente dice che lui è stato praticamente attaccato da queste armi perché aveva la telepatia artificiale. Allora i 20 milioni di tossicodipendenti che vengono pilotati ogni fine anno per andare a comprare sostanze stupefacenti, che gli dicono col satellite spia vai a comprare la sostanza stupefacente, vai a comprare la sostanza, quelli non sentono niente, quelli sentono il desiderio, la dipendenza, le frequenze della depressione, la frequenza deduzionale ad andare a comprare la sostanza stupefacente. E quindi i calcoli che ha fatto questo supplente sono totalmente errati. Ci sta un altro che è un presunto DJ che ha aperto le varie pagine. Io il microchip che si vede benissimo all'interno del cervello. Una ragazza che conosco, il padre, è un radiologo, ha fatto la TAC, la risonanza magnetica, la PET. Addirittura ha fatto la risonanza magnetica sia in contrasto che in digitalizzazione cromatica, cioè ha una risonanza magnetica a colori, una PET a colori, non ha nulla. Lei ha attacchi, frequenze, manipolazioni, telepatia, non ha nessun microchip. Lo sapete cosa hanno detto i dottori? Dopo che hai fatto tutte queste analisi non risulta niente, sei una pazza, una schizofrenica. Questo è il loro scopo. Un saluto a tutti da Emiliano Babilonia. Se volete delle conferme, se volete delle risposte, scrivetemi vittime del controllo neurale @gmail.com. Non andate su internet da presunti plagiati che vi dicono io sono un supplente, quell'altra, io sono esperta in queste cose. Quelli sono quelli che non ci capiscono proprio niente. Sono quelli che proprio vi buttano una sorta di
disinformazione sulla reale tecnologia e che le loro prove e testimonianze fanno capire perfettamente la loro incompetenza nel settore di alte tecnologie satellitari in elettroencefalografo transcranico a scansione diretta con frequenze elettromagnetiche e frequenze a microonde, e fanno capire perfettamente che la loro incapacità vuole portare solamente uno scopo illusorio per far sì che venga fatta pubblicità del loro falso operato, delle loro false soluzioni, delle loro false scoperte, per adescare più persone possibili all'interno dei loro gruppi, per avere una schedatura delle varie persone che poi vengono prese queste testimonianze di tutte le persone, queste testimonianze di tutte le cave umane, e vengono date a qualcuno che poi vi rimette nel sistema di collegamento e di controllo mentale fino a portarvi alla morte, fino a portarvi a una tale depressione, a una tale manipolazione, a una tale, un tale sconforto, che voi l'unica soluzione che troverete sarà solamente una sorta di corda o di cappio al collo. Ma non è così. La soluzione è questa invece: denunce a più non posso, denunce alle procure, denunce alle procure in tutta Italia, poi usate, quando vi attaccano fortissimo, occhiali polarizzati, cuffie insonorizzate, e usate una busta di hockey per eliminare alcune frequenze cerebrali del dolore. E se venite attaccati con fortissimi attacchi di frequenze dirette nel corpo, andate in un pronto soccorso e dite che avete una fortissima emicrania e che non riuscite a rimanere in piedi. Un antianalgetico per emicranie fortissime, cioè una puntura inframuscolare dell'emicrania fortissima, vi elimina, ve lo dico, vi elimina il 90% di tutte le patologie dell'elettroencefalografo transcranico che spara le frequenze nel vostro cervello. Ve lo dice una persona che è andata notti intere ai pronto soccorsi, che ha fatto analisi in apnea, che ha fatto analisi nelle camere di Faraday, nelle stanze anecdotiche, che ha fatto analisi con vari misuratori, analizzatori. Io sono un perito elettrotecnico, esperto sia in radiofrequenza, in elettronica, e sono anche un inventore, e sono anche un perito elettrotecnico industriale che opera anche in impianti all'interno di strutture sia ospedaliere che in strutture industriali con tanto di certificazione. Quindi dire che io non ci capisco niente, che io lavoro per quello, che io lavoro per quell'altro, avete sbagliato proprio di grosso. Quando le persone trovano una soluzione diventano scomodi e vengono immediatamente derisi, immediatamente messi al bando di stalker, manipolatori delle SS che entrano con nomi falsi all'interno di Facebook, che entrano con nomi falsi all'interno della rete, che entrano con nomi falsi all'interno di Twitter, che entrano con nomi falsi all'interno dei vari commenti di YouTube e tanto altro, e delle email, e buttano benzina sul fuoco, sul nostro operato, sulle nostre soluzioni e sulle nostre ricerche che facciamo con attrezzature tecniche e professionali. Un saluto amici di Emiliano Babilonia.